Allora, salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica della casa. Oggi l'avvocato Eufemio è sempre con noi, in tenuta sportiva, lo vedo. Buongiorno, Sì, avvocato. ciao Fabio, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi sono in tenuta sportiva, sì, diciamo che il venerdì tanto non avevo udienze, quindi devo lavorare sulla studio. Bene, bene. Vado subito al sodo. L'altro Sì. giorno parlavamo in un colloquio privato, in uno scambio di informazioni. Che cosa accade qualora l'inquilino, qualora nel contratto di affitto, scusa, non sia prevista la clausola per la quale l'inquilino può recedere anticipatamente dal contratto? Mi è capitato un contratto di affitto in questa forma, ho alzato il telefono, ti ho chiamato e mi ha dato delle spiegazioni molto chiare, molto, molto lineari. Vorrei che le riproponessi in questa puntata. Quindi, riassumendo, se nel contratto di locazione non è previsto il recesso anticipato dell'inquilino, che cosa succede? Esatto, allora la problematica è proprio questa, perché quasi sempre in tutti i contratti di locazione, perché ormai vengono stipulati da voi agenzie immobiliari, no? Quindi viene inserita sempre la clausola che concede il diritto, quindi la facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, concedendo, quindi dando preavviso di 6 mesi al proprietario, quindi locatore. Ricordiamo che il preavviso deve essere, diciamo, notificato al proprietario locatore in forma scritta, quindi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure se dotati di PEC anche a mezzo PEC, oppure con un'email con prova di consegna. Quindi quando si utilizza, per esempio, un account email business che c'è la prova di consegna che attesta appunto la corretta ricezione, quindi visualizzazione del messaggio mandato per email all'altra persona. Ok? Perfetto. Allora, il problema sta quando questa clausola, appunto, che concede la facoltà di recesso anticipato del conduttore, non venga inserita all'interno del contratto. Quindi, in questa ipotesi, quali sono i gravi motivi considerati dalla legge che concedono appunto al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, quindi prima della Bene. scadenza? Ok, mi sono fatto come al solito una piccola scaletta per rispettare la tempistica. Ti dico subito che la Corte di Cassazione ha affermato ormai a più riprese che per essere considerata idonea la richiesta di recesso dal contratto di locazione da parte del conduttore inquilino, i gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto di locazione, tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione appunto del rapporto contrattuale. Ok? Qui ci Ok. sono varie sentenze, te ne posso citare praticamente una moltitudine su questo, diciamo, aspetto. Ci Il fidiamo. Ci fidiamo. sì, no, è infatti. Allora, detto questo, sinteticamente, un motivo può essere quindi considerato grave, e quindi questo l'ha, diciamo, analizzato a più riprese la Corte di Cassazione, quando l'evento che colpisce il conduttore inquilino non è in alcun modo controllabile dalla volontà appunto dello stesso conduttore inquilino. Poi ti faccio le singole ipotesi, casi pratici. L'evento è avvenuto dopo la conclusione del contratto e rende impegnativa per il conduttore inquilino la presenza e quindi la permanenza all'interno dell'immobile locato. E detto questo, le cause, quindi i casi pratici per il quale il conduttore può ricevere anticipatamente per gravi motivi sono queste. Te ne cito praticamente qualcuna perché il panorama giurisprudenziale ne ha analizzate veramente ampiamente. Principali, magari, quelle che Ah, io possono. esatto, ti cito quelle principali. Allora, per esempio, un eventuale trasferimento lavorativo in un'altra città. Questo trasferimento lavorativo deve essere deciso dal datore di lavoro, non può essere deciso dal conduttore inquilino, perché se Ah, viene ok. deciso dal conduttore inquilino non è visto come un grave motivo. Quindi se l'inquilino, per esempio, lavora a Roma e il datore di lavoro, e quindi ha un contratto di locazione per un immobile a Roma, il datore di lavoro sceglie per sua scelta quindi di trasferirlo a Milano, è chiaro che quello praticamente è considerato dalla legge un grave motivo per recedere Perfetto. anticipatamente dal contratto di locazione. Oppure un imprevisto problema di natura che impone il trasloco immediato, quindi quando il conduttore inquilino ha un problema, diciamo, urgente per il quale deve comunque forzatamente effettuare un trasloco immediato presso un altro immobile. Oppure un licenziamento che comporta una reale difficoltà per l'affittuario nel rispettare i pagamenti concordati
all'atto della stipula del contratto di locazione, quindi che non gli permette più di pagare il canone locatizio. Un esempio pratico è quello che è successo, il marasma che è successo durante il periodo del Covid, ok? Certo. Perché chi ha perso il lavoro, è stato licenziato, sta in cassa integrazione, la cassa integrazione non è arrivata e quant'altro, ovviamente non avendo più, diciamo, le risorse economiche. Esatto, le risorse economiche, quindi lo stipendio dato, esatto, dal contratto di lavoro, in quel caso praticamente è considerato un grave motivo per cui il conduttore inquilino può recedere anticipatamente dal contratto di locazione. La quarta ipotesi è la necessità di uno spazio maggiore a causa dell'aumento del nucleo familiare, per esempio se il conduttore inquilino all'atto, nel momento in cui andava a stipulare il contratto di locazione, aveva una moglie e un figlio, se poi decide di fare un figlio e la casa praticamente, diciamo, la metratura della casa non è idonea, esatto, non è più sufficiente, è considerato anch'esso un grave motivo e quindi può recedere anticipatamente dal contratto. Un quinto motivo è l'impossibilità psicologica del conduttore inquilino di rimanere nell'immobile a causa di un forte stress subito, che può essere la perdita di un familiare o a causa anche di uno stalking. Una perdita di un familiare può essere, diciamo, che muore la moglie, per esempio, del conduttore inquilino, in quella casa ci sono tutti i ricordi della moglie e quant'altro, e quindi psicologicamente parlando l'inquilino si sente in qualche modo non è più sostenibile, diciamo, la situazione. Non è più sostenibile, esatto, perché quella casa comunque aveva convissuto con la moglie e quant'altro, e quindi quello è considerato un grave motivo. Oppure quando, ne ho affrontate tante anche di questi aspetti, quando per esempio marito e moglie convivono in una casa con un contratto di locazione, si separano e il marito comincia a stalkerizzare la moglie, quindi vedendoli sotto casa e quant'altro. Quello anche è un forte stress ovviamente psicologico per la moglie, perché è stalkerizzata dal marito, certo. Può essere un grave motivo, viene considerato appunto un grave motivo per il quale il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto. Ottimo. Oppure, esatto, altre ipotesi possono riguardare per esempio l'ambiente circostante, come nel caso di gravi problemi igienici, condominiali, strutturali e ambientali, che sono stati veramente notiziati quindi dal conduttore inquilino al proprietario, ma che il proprietario non li ha risolti, ok? Quindi se c'è un problema per esempio di umidità, di muffa, oppure presenta un problema, diciamo, di salubrità dell'ambiente stesso. In questi casi, cambio un attimo velocemente argomento, perché la domanda, in questi casi l'inquilino, in caso di problema di muffa, umidità, eccetera, dove il proprietario tende a rimandare, no, magari l'intervento necessario, l'inquilino può sospendere il pagamento dei canoni? Allora, l'inquilino tecnicamente non può mai sospendere il pagamento dei canoni. Può agire giudizialmente in tribunale per una riduzione del canone. La risposta è proprio questa, quindi nell'immediato, come ripicca, diciamo, non può sospendere il pagamento dei canoni. Tecnicamente non può sospendere il pagamento dei canoni, quindi può o esercitare l'azione in tribunale facendosi prima una perizia preventiva dell'immobile e quant'altro, e poi agendo in tribunale per una riduzione del canone locatizio perché viene meno il godimento ottimale dell'immobile, oppure può optare per il recesso anticipato come ti ho scritto adesso. Non volevo cambiare argomento, ma volevo porre l'accento su questo aspetto che spesso e volentieri capita quando, ripeto, per ripicca magari il proprietario tende a rimandare e l'inquilino per ripicca ritarda il pagamento dell'affitto o a volte proprio non lo paga. Esatto. Poi anche in questo caso, qualora vi fossero i gravi motivi che sono le ipotesi, diciamo, principali che ti ho evidenziato adesso, la disdetta del contratto deve essere sempre fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta praticamente di ritorno da spedire, diciamo, alla residenza o domicilio indicato nel contratto di locazione del proprietario locatore, ok? Per quanto riguarda praticamente i costi, perché poi ci sono anche dei costi da affrontare per il recesso anticipato, occorre pagare la tassa di registro di 67 euro all'Agenzia delle Entrate o con F24 collegandosi sul sito, questi sono dettagli tecnici, certo, che vi do, entro 30 giorni dall'effettiva disdetta del contratto di affitto. Questa tassa deve essere pagata praticamente dal proprietario dello stabile, che solo successivamente, quindi dal proprietario dell'immobile, che solo successivamente può richiedere all'affittuario la parte che gli compete, quindi la parte di sua aspettanza.
Terminata praticamente questa prima procedura, il proprietario dovrà consegnare poi il modello, si chiama RLI compilato, all'Agenzia delle Entrate o tramite internet o direttamente allo sportello, okay, dell'Agenzia delle Entrate. Se il contratto di affitto è stato stipulato con, scusami che ti sto leggendo perché sono dettagli molto tecnici però importanti, quindi se il contratto di affitto è stato stipulato con la cedolare secca, la tassa di registro non dovrà essere pagata, ma il proprietario dell'immobile dovrà ugualmente consegnare questo modello di RLI, si chiama l'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni della effettiva disdetta del contratto. Perché vi dico questo? Le date, se le date di pagamento delle imposte e o di consegna del modello RLI non vengono rispettate, è prevista una sanzione di 100 euro. Ecco perché ti ho detto praticamente questi aspetti tecnici. Ok, ok. Purtroppo interessante questo aspetto qua. Ultima domanda, poi chiudiamo. Sei mesi di disdetta di cui parlavi prima. Sì, sì. Mi confermi, possono essere aumentati piuttosto che diminuiti con un accordo tra le parti? Sì, esatto. Esatto. Sì, 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 esatto. Se non è scritto niente, sono previsti. Esatto, sono derogabili dalle parti, quindi se viene inserita la clausola che concede la facoltà di recesso, le parti possono anche derogare a questo termine, ok? Se non viene inserita, il termine è semestrale. È di perfetto, chiarissimo, perché questo spesso è oggetto di discussione, dice, oddio, non c'è scritto nulla, qual è il termine? Chi dice tre mesi, due mesi, un anno, c'è molta confusione, quindi era un aspetto che andava chiarito. Bene, penso di aver chiarito questo argomento. A questo punto ci vediamo nella prossima puntata della rubrica della casa. Va bene, ciao Fabio, bene. Buona giornata e buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao Fabio.